la colazione, della quale mangerò solamente Mantou, Baoz e Youtiao. Questo non mi va. Devo proprio ringraziare a Weldigno TV o TV perché è stato gentilissimo, ha fatto vedere un po' dei miei video durante la sua live su Twitch, quindi possiamo dire che questa qui è stata la prima volta che compaio su Twitch, è stato particolare. Che poi a me piacerebbe fare tipo adesso una volta a settimana la live su Twitch, ma purtroppo già solo su Instagram al massimo arriviamo con 7, con ciao Davide. Proprio te, che crei tipo macello. Non so fino a che punto possa essere produttivo, però va. Proprio si sono sforzati oggi a pranzo. Mi faccio 2 orette di PES e poi... Poi alle 6 ho lezione, quindi... Ok, ho di nuovo incontrato il robottino, mi ha portato una Coca-Cola, mi è arrivato anche il mangiare, ma ho ancora qualche minuto di lezione, quindi... Sono non stanco, sono tipo... una meba, perché non è bello che stai tutto il giorno a non fare niente, per forza confinato in una stanza, e poi dalle 6 alle 8 a queste 2 ore che ti vanno a rovinare sta cosa di non far niente. E un po' la senti, ovviamente. Però dai, per fortuna i ragazzi con cui ho fatto lezione sono bravi, sono gentili, studiano, quindi fa niente. Che poi non capisco perché sta Coca-Cola ha il tappo giallo. In realtà l'ho capito, è una pubblicità. Infatti, se apriamo il tappo, troviamo un RWMA, ovvero un QR code, che se viene poi scannerizzato ci fa accedere alla pubblicità e quindi alla possibile vincita di circa 6.000 yuan. Ovvero il costo del pernottamento in questo hotel per 14 giorni. Mangiamo, dai. E allora, cena mongoneggiante, possiamo dire. Ragazzi, buonanotte.